Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi volevo parlare con voi riguardo la collaborazione che ci sarà questo giovedì da parte del Brand Supreme con North Face, ovvero la seconda parte che, come avevo già annunciato nel precedente video, era preannunciata per la scorsa settimana, invece ci sarà questo giovedì. Inoltre voglio parlarvi anche di una release che ci sarà a breve sull'app Sneakers di Nike, da parte sempre dello stilista Virgil Abloh, che ormai è tanto discusso, che torna a rivisitare alcuni modelli di scarpe. Prima di iniziare tutto, però, volevo farvi una domanda: che cosa avete comprato per il Black Friday? O meglio, per gli sconti generali che ci sono stati in concomitanza del Black Friday? Tantissimi di voi sicuramente avranno acquistato le Yeezy, quindi la spesa, seppur non scontate, però la spesa sarà stata rivolta a queste scarpe. Io, raga, come sapete, avevo provato a partecipare soltanto all'estrazione online, il che non sono stato sorteggiato su nessun sito, però diciamo meglio così perché comunque non era un modello di scarpe che mi faceva impazzire. E la prova di quello che sto dicendo è stata sabato, quando appunto dopo aver visto che non l'avevo prese su nessun sito online, sapevo benissimo che sarebbero uscite sul sito di Adidas, mi ci sono collegato, ma soltanto per vedere appunto come sarebbero state distribuite. Tant'è vero che ho visto che dopo circa 2 ore e mezzo che erano state lanciate, erano sempre disponibili alcuni numeri importanti, quali per esempio il 41, 41 e mezzo, 42 e 42 e mezzo. Quindi per cui una release tutt'altro che limitata. Si era, diciamo, anticipata questa cosa, cioè i rumors esistevano già di questa cosa, ovvero che non sarebbe appunto stata una release limitata, ma tutt'altro. Però ovviamente la sicurezza al 100% non si ha mai, ma adesso possiamo dire che così è stata. Avevo però lasciato il mio budget di 250 euro circa lì sulla carta a disposizione delle scarpe. Non avendole prese con gli sconti del Black Friday, personalmente ho comprato alcune cose un po' più utili, perché esistono le cose utili in ambito moda, esistono le cose che compri soltanto per collezionarle, per piacere, per rivenderle, eccetera, eccetera. Ecco, quindi i miei soldi sono finiti: 120 euro per un giacchetto doppio petto che ho acquistato su Zalando e che, raga, mi doveva arrivare stamani e dovevo quindi mostrarvelo adesso in questo video, ma ovviamente la spedizione non è arrivata stamani. Il giacchetto aveva un costo iniziale di 150, quindi ci ho risparmiato 30 euro circa. Ho comprato poi questo paio di Dr. Martens che mi serviva una scarpa un po' più classica ma giornaliera di color bordeaux e che, raga, ho pagato 100 euro, pensate, su Amazon al posto delle 150 con cui si pagano sempre. Inoltre, per puro piacere personale, però, questo acquisto ho comprato FIFA 18 per la Play 4, quindi ora smetterò di fare video su YouTube per giocare a FIFA 18. No, scherzo, al posto di 70 euro comunque l'ho pagato 50 euro, quindi ho detto vabbè, dai, sai cosa, lo compro. In sostanza, quindi i miei 250 euro sono comunque volatilizzati in altre cose, però il bello dei soldi è che è facile spenderli ma rifarli un po' meno. Qui, dai, qui, dai, qui, che come stai? No, non lo stai. Per parlare adesso del primo contenuto che ho citato in questo video, ci troviamo come sempre sul sito di Supreme Community. Allora, ragazzi, sono disponibili tutti i prodotti della collaborazione che usciranno. Sicuramente giovedì, però, saranno accompagnati da altri prodotti non in collaborazione, che però al momento ancora non ci sono. Non si trovano nemmeno i prezzi, che usciranno da qui a mercoledì sera comunque. Quello che possiamo adesso fare noi è comunque vederli insieme e commentarli insieme. Sono contento che l'abbiano già fatti uscire di lunedì, di modo che appunto posso registrare questo video e posso portarvi questo contenuto in cui diamo una prima occhiata e li commentiamo insieme. Allora dunque, nel pronostico doveva uscire soltanto un jacket, cioè il parka, o quantomeno le immagini erano rivolte soltanto al parka. Invece ci sarà anche il Baltoro Jacket. E questa è una grossa sorpresa, nonché un'allettante proposta. Ci saranno inoltre delle t-shirt, sempre tema della montagna, con la scritta North Face e Supreme sotto la foto, appunto, della montagnetta. E ci saranno anche delle maglie a manica lunga. Segue poi uno zaino backpack, un Napsi blanket e dei cappellini con la visiera che hanno sempre la stessa stampa, diciamo, delle magliette e delle maglie a maniche lunghe. Ma quello su cui vorrei focalizzarmi io è appunto il Baltoro, che, raga, dovrebbe avere un prezzo circa di 350-400 dollari, in quanto lo scorso anno il giubbotto simile venne venduto per quella cifra lì. Per mia fortuna, ovviamente, come sempre, questo giovedì sarò a Milano con l'università. Solitamente io il giovedì l'ho libero, ci dedico appunto spazio per i video. Invece questo giovedì sarò tutto il giorno a Milano con l'università, a Corso Como. Mi sarebbe piaciuto prendere un pezzo di questa collezione. Sinceramente vi dico che il piumino l'avrei preso anche in considerazione perché
perché è una bomba a mano come uscita, secondo me. Peccato che non posso provarci. In ambito a questa cosa vi voglio dire che o prossima settimana o quella dopo uscirà comunque la box logo, e quella, ragazzi, la proverò sicuramente a comprare. E credo ci farò anche un cop live, cioè nel senso spero di comprarla, ma comunque vada, penso di fare un video riguardo il live della mia prova d'acquisto, cioè che vada bene o che vada male, comunque penso di caricarvela. Nel frattempo rosicherò a vedere questa uscita passarmi davanti giovedì. Fatemi sapere se proverete a comprare questa uscita e quali tra questi pezzi proverete a comprare. Io penso che la maggior parte di voi appunto proveranno a comprare, perciò a tutti coloro auguro un grosso in bocca al lupo. La seconda notizia di cui volevo parlare in questo video, e che vi avevo già accennato all'inizio, sono le ulteriori collaborazioni da parte dello stilista Virgil Abloh, che ormai, raga, è in voga, stavolta con dei rapper, ma sempre si tratta di rivisitazioni di modelli di scarpe di Nike. Ci sarà infatti il giorno 30 novembre l'estrazione sull'app Sneakers per comprare le Air Force One rivisitate da Roccafella al prezzo di 176€ retail, e che usciranno alle ore 9. La distribuzione ancora non si sa precisamente come avverrà, però l'applicazione al momento rilascia che ci sarà appunto un'estrazione. Successivamente il giorno dopo ci sarà, sempre con la medesima modalità, il rilascio dell'Air Force One High rivisitate da Just Don a un prezzo retail di 202€. Potete comunque scaricarvi l'applicazione se ancora non l'avete fatto e vedere con i vostri occhi le seguenti scarpe. Di tutta questa collezione, quelle che apprezzo di più e che appunto attendo per vedere come verranno distribuite e che proverò a comprare saranno quelle rivisitate da Travis Scott, che particolarmente adoro. Però appunto sono curioso di vedere questi due lanci intanto come avverranno. E quindi queste sono le due notizie di cui volevo parlarvi, oltre al Black Friday, che ripeto, fatemi sapere come vi è andata e cosa avete comprato in occasione. Perciò concludo qua questo video. Se vi è piaciuto, come sempre vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale, iscrivervi al gruppo Facebook. Io cerco sempre di riportarvi le notizie un po' più influenti e importanti del momento, combaciando anche gli orari con l'università, eccetera eccetera. Cerco di fare il massimo, raga. Vi ringrazio tutti per l'attenzione. Noi ci rivediamo sicuramente a un prossimo video. Bella.